A 52 anni, Monica Bellucci ha ancora un fisico da fare invidia a molte ventenni. Lo dimostra lo scatto in bianco e nero pubblicato dall'attrice sul suo profilo Instagram, realizzato dal fotografo Gilles-Marie Zimmermann per il numero di maggio di Esquirechina. Lo sguardo basso, la posa disinvolta, guaipiere di pizzo nero e reggicalze, la Bellucci appare più sensuale che mai, in un gioco di luce ed ombra che esalta le sue curve mozzafiato. L'attrice umbra, francese di adozione, è reduce dal suo impegno di madrina alla 70esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che ha inaugurato ballando un sensualissimo tango con il commediografo francese Alex Lutz e durante il quale si è contraddistinta per la sobrietà e la raffinatezza dei looks foggiati. Amatissima in Francia, aveva sfilato già tantissime volte sulla Croisette di Cannes. Nel 2000, in occasione della presentazione del film Under Suspicion, nel 2002, con l'ex marito Vincent Cassel, per presentare Irreversible, come madrina nel 2003, nella giuria nel 2006, nel 2008 per presentare il film Fuori concorso Sangue Pazzo e infine nel 2014, in occasione della presentazione del film Le Meraviglie. Dopo il divorzio dall'attore Vincent Cassel, la Bellucci ha recentemente dichiarato che c'è di nuovo un uomo nella sua vita, mantenendo però il massimo riserbo sulla sua identità. Dal matrimonio con Cassel, durato del 1999 al 2013, sono nate le due figlie dell'attrice Eva, 12 anni, e Leonie, 7 anni. Le ragioni del divorzio non sono mai state rese note, ma all'epoca diverse fonti sostenevano che la causa fosse da attribuire ad un tradimento da parte del divo francese. Da allora l'attrice non è mai stata fotografata accanto a un altro uomo, né ha mai avuto ufficialmente un'altra relazione importante. A maggio, tuttavia, ha dichiarato a Paris Match: "A 52 anni sono un'altra donna. E c'è un uomo nella mia vita. Chi se ne frega?"